Un benvenuto a tutte e tutti sul nostro canale. Prima di guardare il video, iscriviti al canale per vedere in anteprima i prossimi video. Terminator non era solo un fantastico film d'azione. È stato uno dei più grandi successi a sorpresa degli anni 80, ha sbalordito il pubblico con i suoi effetti speciali e la storia esaltante. Per molti dei suoi attori è stata anche una svolta. Diamo un'occhiata ai membri del cast delle prime tre parti della serie e scopriamo cosa è successo alle loro carriere. Michael Biehn aveva pochi riconoscimenti recitativi a suo nome quando James Cameron lo ha scelto per il ruolo di Kyle Reese in Terminator, anche se il film è stato innegabilmente una svolta nella sua carriera. Si è unito al cast di Terminator quando aveva 28 anni e ora ne ha 64. Brian Thompson, che interpretava uno dei tre punk, non è mai diventato un nome familiare. Classe 1959, oggi ha 61 anni. Con il suo mohawk appuntito blu e l'atteggiamento tutt'altro che stellare, il leader punk è stato interpretato dall'attore Bill Paxton. Purtroppo, il 25 febbraio 2017, all'età di 61 anni, Paxton è morto per un ictus. L'attore Paul Winfield ha portato un particolare livello di gravità nel suo ruolo di Ed Traxler. L'attore è morto di infarto nel 2004 all'età di 64 anni. Il ruolo cameo di Dick Miller in Terminator non ha esattamente aumentato o distrutto la sua carriera. Miller è morto di infarto mentre era in cura per la polmonite il 30 gennaio 2019. Matt, il fidanzato, non particolarmente brillante, di Ginger, è stato interpretato dall'attore semi-pensionato Rick Rossovich quando aveva 27 anni e ora ne ha 63. Bess Motta, che interpretava la compagna di stanza di Sarah Connor, non ha mai trovato un lavoro importante come attrice dopo la sua apparizione in Terminator. Adesso ha 63 anni. Il ruolo del dottor Silberman, uno psicologo criminale, è stato interpretato dall'attore Earl Bowen. È l'unico attore, oltre ad Arnold Schwarzenegger, ad apparire in ciascuno dei primi tre film di Terminator. Lance Henriksen è profondamente radicato nella serie di Terminator con il ruolo di supporto del sergente di polizia della polizia di Los Angeles. Al Vukovic, entrato nel cast di Terminator quando aveva 44 anni, Henriksen ora ha 80 anni. Robert Patrick ha avuto molti ruoli dalla sua acclamata interpretazione in Terminator 2. Facendo il ruolo del T-1000, quando aveva 33 anni, il vincitore del Saturn Award ha ora 62 anni. Tino Castulo Guerra ha avuto diverse piccole parti in film e programmi TV americani prima di interpretare il ruolo di Enrique Salceda, l'amico di Sara. Classe 1945, Guerra ha oggi 75 anni. Xander Berkeley, che ha interpretato Todd White, il padre adottivo di John Connor, ha un enorme curriculum di ruoli da protagonista in film e televisione. L'attore 65enne è anche truccatore, pittore e scultore. Yenette Goldstein ha interpretato la madre adottiva di John Connor, Janelle, che viene uccisa dal T-1000. Goldstein è ora il proprietario del negozio Yenette Brass, uno specialista di reggiseni a Coppa Grande. Miles Dyson, il direttore dei progetti speciali di Cyberdyne, è stato interpretato dall'attore Joe Morton. Classe 1947, oggi ha 73 anni. Tarissa Dyson potrebbe essere il ruolo cinematografico più famoso di S. e Pata Merkerson. Al momento, l'attrice ha 68 anni. Furlong aveva 13 anni quando Terminator 2 ha debuttato e ha ricevuto un Saturn Award e un MTV Movie Award per la sua interpretazione. Negli anni 2000, la sua carriera è notevolmente diminuita.
era completamente sconosciuta quando è stata scelta per interpretare Sarah Connor. Entrata nel cast quando aveva 28 anni, Hamilton ha ora 64 anni. Che ha interpretato John Connor, nel terzo film di Terminator, Nick Stahl, ha combattuto per anni contro la tossicodipendenza. Stahl ha interpretato John Connor quando aveva 24 anni e ora ne ha 41. Jay Acovone può essere visto nel ruolo dell'ufficiale della polizia di Los Angeles che ferma il Terminator TX in Terminator 3. È nato a New York nell'agosto del 1955 e al momento ha 65 anni. Nel terzo film di Terminator, il ruolo di Scott Mason, il fidanzato ucciso da Kate Brewster, è stato interpretato da Mark Famiglietti. L'uomo che ora ha 41 anni lavora come autore e sceneggiatore. Il padre di Kate, il tenente generale, Robert Brewster, è stato interpretato dall'attore caratterista, David Andrews, quando aveva 51 anni, e ora ne ha 68. Aveva già una carriera di attrice decorata, sia sul palco che sullo schermo, prima di interpretare il ruolo di Kate Brewster. L'attrice, 41enne, è stata premiata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2015. Il cattivo più sexy di tutti i film di Terminator, TX, è stato interpretato dall'attrice e modella Kristanna Loken quando aveva 24 anni. L'attrice, ora 41enne, è apparsa in numerosi progetti dopo Terminator, ma oggi si sta concentrando sulla crescita di suo figlio Thor, nato a maggio 2016. Azione più riconoscibili al mondo, e The Terminator era senza dubbio il film che lo ha reso un nome familiare. L'attuale uomo, di 73 anni, era anche un ex politico che ha servito come 38 gradi governatore della California dal 2003 al 2011. A partire dal 2021 è l'ultimo governatore repubblicano della California. Per oggi è tutto e spero che questo video vi piaccia. Lascia un commento qui sotto se hai qualche consiglio per il nostro canale. Grazie per aver guardato, ci vediamo presto.